Adoro Napoli, tant'è vero che ogni occasione è buona per andare a Napoli, ogni tanto mi faccio un regalo io, vado a Napoli così e obbligo anche quei poveri miei compagni, i produttori, a fare film napoletani. Io ho fatto parecchi film, Giudizio Universale, Oro di Napoli. Oro di Napoli, poi l'Oscar di quest'anno. Sì, l'Oscar, sì, perché sì, ieri, oggi e domani c'era l'episodio di Sofia a Napoli. Poi l'ultimo matrimonio all'italiana, Napoli. E che vuole, io mi diverto a Napoli. Sì. A me piace perché, vede, a differenza di Roma, a differenza di Parigi, a differenza di Milano, Firenze, sì, si incontrano persone, ma sono persone normali. Non vorrei dire comuni, ma normali. A Napoli sono eccezionali. Io non so, io ho tenuto un diario a Napoli perché ogni giorno, ogni minuto capita un tipo, un personaggio che è un po' un personaggio cecofiano del teatro di Cecof, strano, straordinario, improvviso, ecco, improvviso, non te l'aspetti. Io se non tedio il pubblico vorrei raccontare due episodi ultimi che mi sono capitati all'ultimo film. Stavo lì girando una scena in esterno e avevo 300 comparse. Dopo una giornata faticosa di strilli, di urli, si avvicina uno, mentre gli amministratori, i cassieri, pagavano le comparse. Questo si presenta, signor Di De Sico, che cerca di nobilitare il mio film, Di De Sico. Signor Di De Sico, a me non mi hanno pagato. Lei è comparsa? No. E allora perché vuole essere pagato? Signor sì, io sono di natura curioso. Voi mi avete attratto, magnifico regista, mi avete attratto. Io sono stato tutta la mattina qua, ho perduto il lavoro, voi mi dovete risarcire. L'altro giorno, alla fine sempre della lavorazione, perché queste scenette mi avvenivano sempre alla fine della lavorazione, si presenta a me un altro, un uomo di una cinquantina d'anni, brizzolato, vestito bene. Mentre io stavo per andare verso la macchina che doveva condurmi in albergo, tutto sudato, sporco, pieno di polvere, il signor Di De Sico, vedendo l'atteggiamento drammatico, avevo già messo la mano in tasca per dare qualche cosa a sto povero disgraziato e mi chiedeva l'elemosina. No, no, signor De Sico, no, non voglio denaro, no. Io, signor De Sico, permettete che vi dica una cosa che mi sta qui nell'animo e a chi posso confidarla se non a voi che amate così tanto nei vostri film gli esseri umani. Voi amate l'umanità, si vede l'amore per l'umanità e allora ascoltate un uomo che soffre, signor De Sico, scusate, soffre. Io ho due ragazzi, uno di 10 anni e l'altro di 12 anni. Questi poveri ragazzi sono cresciuti gracili, malatizi, non hanno studiato nemmeno. Perché Aurelia, mia moglie, signor De Sico, mia moglie mi ha lasciato. Quando questi bambini avevano 3 anni e un altro 2, a chi potevo affidarli? Io sono impiegato al municipio, dovevo lasciarli al portiere. E come possono 2 bambini prendere aria, vivere, gioire, crescere in bellezza in una portineria chiusa, fetida? Signor De Sico, scusate questo sfogo, ma voi che siete uno studioso di cose umane, di avvenimenti e di azioni, De Sico, fatemi il piacere, consentitemi di avervi detto questa cosa per confidarla a un uomo così generoso e pieno di cuore come voi. Non è vero niente, ho voluto dimostrarvi che sono un grande attore, io sono impiegato al municipio, me lo foto dopo cinema.